E non potevamo scegliere testimonianza più aderente a questo argomento. Giornalista professionista, appassionato al giornalismo dall'età di 17 anni. Dal 2008 al 2014 è stato autore e conduttore di A Sua Immagine su Rai 1. Oggi giornalista del TGR Lazio e collabora anche con numerose riviste, tra cui Famiglia Cristiana e la nostra Voce di Padre Pio. Rosario Carello, ospite il sabato del convento. Ciao e benvenuto, caro Rosario. Oh, che bello! Buonasera a tutti, ciao, veramente mi Ciao. fa molto piacere essere lì, anche perché fisicamente manco da un po' e quindi almeno ci vediamo in questo modo. Sì. Un Sì. saluto a tutti e a tutte, ciao. Infatti, grazie. Rosario, al giornalismo si arriva non tanto scegliendo un mestiere, dice Papa Francesco, quanto lanciandosi in una missione, che invita i giornalisti appunto a coltivare questo senso della missione che poi è all'origine della professione giornalistica. In quale momento della tua vita hai capito di essere, ecco, portato per questo mestiere, o meglio, che questo mestiere sarebbe stata la tua missione? Ma guarda, devo dire che prima ancora di avere il senso della missione, io ho avuto il senso della passione, cioè la voglia di farlo questo mestiere. Ero bambino, avrò avuto penso 9 anni, in casa c'era un grande registratore con un microfono Microfono abbastanza abbastanza. professionale, perché a quel tempo le cose erano un po' più grandi di quelle di oggi, e lì facevo la radio. Io registravo, facevo la radio, facevo programmi, le sigle, le cantavo, facevo interviste ai miei fratelli, facevo pure la pubblicità. E quindi e mi divertivo un sacco e mi sono sempre divertito tantissimo a fare questo lavoro quando i ragazzi, i miei amici andavano a giocare a calcio e andavo a fare la radio. Poi però facendolo ho capito che si può lanciare un messaggio che può far del bene, anche dare le notizie è un atto d'amore quando fa dette bene, secondo un principio di verità. E lì ho capito che allora questa grande passione era una missione, poteva diventare una missione. Ecco Rosario, abbiamo ascoltato prima uno stralcio delle parole di Papa Francesco pronunciate domenica scorsa durante il Regina Coeli. Il pontefice ha ricordato i giornalisti che hanno perso la vita per la loro professione. Allora oggi vogliamo ricordarne uno tra tutti in particolare, Giancarlo Siani, ucciso all'età di 26 anni per le sue inchieste sulla Camorra. Lo ricordiamo attraverso le parole di suo fratello Paolo. Buongiorno, buon pomeriggio a tutti, grazie per questo gradito invito. Sì, Giancarlo, devo dire, io direi il miracolo di Giancarlo, perché si tratta veramente di un miracolo. E dopo tanti anni, 38 anni, io sono stato l'altro giorno a scuola a parlare e i ragazzi lo sentono, uno di loro, lo riconoscono come un ragazzo normale che faceva solo il suo lavoro. E quindi capiscono la cattiveria delle mafie, capiscono la ferocia delle mafie che non pensano un attimo a stroncare una vita. Ecco, Giancarlo per questo effettivamente rappresenta un bel miracolo, anche perché forse da giornalista lui ha lasciato scritto delle cose e quegli articoli che noi, diciamo, con testardaggine riproponiamo spesso all'attenzione dei ragazzi nelle scuole, sembrano articoli purtroppo scritti oggi, ce cioè sono ancora di grande attualità. E questo fa sentire Giancarlo davvero uno di loro, un ragazzo normale, non un eroe distante, non un kamikaze che andava contro le mafie con una semplice penna e carta, ma un ragazzo che raccontava quello che vedeva, che studiava, raccontava e collegava i fatti che vedeva. C'è cioè un ragazzo bravo, un giornalista bravo, che faceva solo il suo mestiere. Un giornalista giornalista, non un giornalista impiegato, come abbiamo ascoltato durante anche una battuta molto bella del film Fortapace dedicato a Giancarlo Siani. Grazie al fratello Paolo per le sue parole e per la sua testimonianza. Rosario, da giovanissimo sei rimasto colpito dalla figura di Don Alberione, da allora sei anche un attivo cooperatore paolino. Che significato ha per te questa scelta, che in qualche modo probabilmente influenza anche un po' la tua attività professionale? Tra l'altro, c'è anche un libro che tu hai scritto, Il padre del futuro, Don Alberione, La sfida del cambiamento. È un modo per raccontare Don Alberione, anche attualizzandolo nel contesto di oggi, anche se lui è sempre modernissimo e non ha bisogno di essere contestualizzato. No, io conoscevo Famiglia Cristiana dal ragazzo, leggevo il giornalino da sempre, ancora oggi, Jesus e tante altre riviste, libri della San Paolo, delle Paoline, no? Le conosciamo tutte.
tutti. Ad un certo punto scopro che dietro questo mondo c'è un sacerdote che l'ha fondato, ha dato una missione ai suoi figli, e questo mi ha aperto un mondo, perché ho capito che la professione del giornalista e comunque in generale la comunicazione non è soltanto l'attività di un singolo o l'attività di un gruppo editoriale, ma può essere appunto un pensiero, una missione, come dicevamo prima, l'idea che c'è un popolo di persone che ha necessità di sentire un messaggio anche spirituale, ma non solo spirituale, e qualcuno questo messaggio glielo deve dare. Don Alberione ha capito per primo che il mondo stava cambiando e ha capito per primo come raggiungere le persone più lontane o apparentemente più lontane. E tra l'altro il giornalismo non è un mestiere come gli altri, c'è davvero una grande responsabilità nel raccontare quello che accade nella vita, nelle vicende, insomma, degli uomini. Ma è così. Noi abbiamo due modi di fare questo mestiere: o usando le persone e quindi usandole perché sono consumatori, usandole perché sono acquirenti, oppure in qualche modo servendole. Se io faccio il giornalista e racconto una notizia, l'atto d'amore che io posso fare al mondo è di raccontare quella notizia nel modo più chiaro, perché possa servire a comprendere i fatti e a farsi una coscienza, a farsi un'idea. Io non salvo le persone, io non sono un medico. Questo piccolo atto d'amore che posso fare, come ciascuno di noi, tutti con la propria professione, il proprio mestiere, questo piccolo atto d'amore è quello che posso fare io. Madre Teresa direbbe la mia piccola goccia nel mare. E a proposito di libri, Rosario, ricordiamo due titoli che hai dedicato a Papa Bergoglio: I racconti di Papa Francesco e Gli abbracci di Francesco. Il primo del 2013, il secondo del 2016. Che cosa hai voluto raccontare di Papa Francesco attraverso questi due scritti? Ma il primo è uscito pochi mesi dopo l'elezione del Papa, e quindi era veramente un modo per far conoscere il nuovo Papa. Allora era appunto il 2013. Lì sono dei raccontini per conoscerlo bene. Il secondo invece è Gli abbracci di Francesco, è il racconto inedito, assolutamente inedito, di una caratteristica del nostro pontefice, assolutamente unica. E cioè il Papa, il libro l'ho scritto, durante la giornata che è piena di cose da fare, trova il tempo per chiamare le persone che gli scrivono. Continuamente vengono fuori, ho raccontato qualche decina di storie di persone che gli hanno scritto, lui le ha chiamate e poi sono anche visti in alcuni casi, insomma è anche quello un racconto inedito che ci dice la grandezza del nostro Papa. È così. Rosario, in questi giorni, ma ormai da più di due mesi, la guerra in Ucraina e la pandemia da più di due anni riempiono ancora le prime pagine dei giornali, o comunque sono argomenti che vengono lungamente trattati nei TG e anche nei talk serali, argomenti che accendono subito il nostro interesse e forse ci fanno dimenticare che ci sono anche altri problemi, altre piaghe dell'umanità, come dice Papa Francesco, che sono forse un po' più nascoste e sono quelle che non fanno notizia. Sì, io registro, fra Francesco, che anche la guerra in Ucraina comincia a non fare più notizia. Esatto. Per quanto ci siano decine di nostri colleghi lì che rischiano la vita ogni giorno, e questo è importante riconoscerlo e ricordarlo, però quando un fatto si prolunga per più giorni inevitabilmente lo diamo per scontato. Quindi la mattina ci alziamo forse con meno attenzione per sapere che cosa è successo, e questo purtroppo è un dramma. Ma sono tante le storie del mondo, il Papa dice le periferie non illuminate, le altre guerre innanzitutto, ma io direi anche i piccoli centri di provincia. Se a Roma c'è un temporale, ne parlano i telegiornali: oggi grande pioggia a Roma, le strade intasate. Se c'è un acquazzone che mette completamente in rovina un piccolo centro, non ne parla nessuno. San Giovanni Rotondo è un piccolo centro che Padre Pio ha trasformato in un posto, in una capitale mondiale, no? Della spiritualità. Ma quanti piccoli centri non godono delle giuste telecamere? Le famiglie non vengono raccontate, i problemi delle famiglie, i giovani sono completamente scomparsi. Allora sì, purtroppo sono tante le cose che non vengono raccontate.
C'è qualcosa che forse sta funzionando poco nelle nostre relazioni. Mi ha molto colpito proprio il tuo ultimo articolo sulla nostra rivista Voce di Padre Pio, La diplomazia del caffè, un articolo che tu hai scritto su Giorgio La Pira. E a un certo punto tu dici che il momento più importante è quello, cioè tu riportando le parole di Giorgio La Pira, il momento più importante è quello in cui si interrompono i lavori per prendere il caffè. È la via italiana al dialogo che si perfeziona anche al bar, la diplomazia del caffè. E questo è quel genio di Giorgio La Pira che riconosce una caratteristica tutta italiana. Vorrei dire però che Papa Benedetto XVI una volta ha detto che la Chiesa si è potuta diffondere nel mondo, certamente perché guidata dallo Spirito Santo, ma anche perché lo Spirito Santo ha condotto Pietro a Roma, in un contesto, in un popolo, in un clima meteo e non soltanto, favorevole al dialogo, alla ricerca del compromesso, che è una cosa importante, non è un ribasso, la capacità di costruire relazioni, che siamo noi italiani così. Ecco, dice Benedetto XVI, Pietro venendo qui ha potuto mettere radici, ha potuto aiutare la Chiesa a mettere radici in un contesto di questo tipo. Lasciami dire che il racconto di La Pira è molto importante, l'esempio di La Pira è molto importante in questi giorni in cui si parla di guerra, perché lui è stato un grande profeta di pace che ha fatto incontrare a Firenze i popoli che erano in guerra in quel momento, e lui li portava lì a Firenze e li faceva dialogare. E lasciami anche dire che sono molto felice di collaborare con Voce di Padre Pio, che è una rivista molto importante, molto seguita, molto letta, e quindi il mio contributo che do lì ogni mese mi fa davvero molto piacere che ci sia. E fa piacere anche a noi che ci sia anche, ecco, la tua mano, la tua penna su questa rivista. E, Rosario, grazie per il tempo che ci hai dedicato e speriamo di ritrovarci qui, se non prestissimo, almeno il 5 settembre, non so se sei a conoscenza, abbiamo istituito, ecco, una giornata di spiritualità non solo per gli artisti, ma per tutti coloro che in qualche modo sono esposti nel mondo della televisione, o comunque impegnati, ecco, nel mondo della comunicazione e dell'informazione. Quindi ti aspettiamo qui a San Giovanni Rotondo il 5 settembre prossimo all'ombra di Padre Pio. Grazie, una bellissima idea, ci vedremo, spero proprio di vederci. A tutti un carissimo saluto, ciao a tutti. Ciao, ciao. Ciao. E grazie ancora a Rosario Carello per essere stato ospite al Sabato del Convento oggi. Ci fermiamo qualche istante, breve pausa e poi torneremo con il sorriso sulle labbra.